Vediamo come si definisce un pattern, come creare un pattern per Photoshop. Un pattern non è nient'altro che una sorta di trama che viene ripetuta, una trama grafica o fotografica che viene ripetuta e usata come riempimento, per selezioni, livelli, sfondi, eccetera, eccetera. Una volta che abbiamo individuato dove andare a scaricarci i nostri pattern e nel link sotto a questo video, relativo a questo video, trovate la segnalazione di un sito che ve ne consente di scaricare diversi. Clicchiamo sull'immagine che ci interessa. In questo caso andiamo a scaricarci questo pattern. Questo pattern retro si tratta di un'immagine a 800x400 pixel. Clicchiamo tasto destro sull'immagine e diciamo di salvare l'immagine con nome. Io mi sono già creato una cartella che chiamo pattern, registro o se sono su Windows salvo semplicemente. A questo punto non faccio altro che aprirmi l'immagine in Photoshop, la seleziono, apri. Ok, bypassiamo Camera Raw e dal menu Modifica scelgo la voce Definisci pattern. Gli do il nome che più mi interessa, per esempio retro numero 38, underscore 38, e do un bel ok. A questo punto non devo far altro che selezionare per esempio il mio secchiello per riempire con il nuovo pattern che mi trovo selezionando la voce pattern nel pannello di controllo relativo al secchiello. Ho la possibilità di scegliere tra primo piano e pattern. Scelgo pattern, mi troverò il nuovo pattern in coda a tutti gli altri già installati. Quindi scegliendolo, selezionandolo, clicco sul riempimento, sul livello che voglio riempire e automaticamente mi trovo un bel fondale creato con il pattern appena sfornato.